Abbiamo chiesto a 70 donne tra i 18 e i 60 anni, attraverso un'indagine qualitativa mobile, di raccontarci quali donne le avessero ispirate fino ad oggi e per quali ragioni. Vediamo che cosa ci hanno raccontato. Arita Levi-Montalcini è un esempio molto elevato, ma di lei ho, se ci penso, sempre ammirato soprattutto la libertà e il coraggio. La libertà di essere se stessa, libera da vincoli di stereotipi, convenzioni, pregiudizi che facevano un po' parte della sua epoca. Sicuramente Audrey Hepburn, che è un esempio di eleganza, di classe e al tempo stesso semplicità, dalla personalità molto forte. Hillary Clinton, perché prima di intraprendere l'attività politica è stata un grande avvocato e nonostante questa professione è una professione che comunque impegna molto, è riuscita alla perfezione a conciliare la famiglia con il lavoro. Michelle Obama, non solamente perché è stata la prima donna di origini afroamericane ad aver ricoperto il ruolo di First Lady, ma soprattutto perché è riuscita a sfruttare questo ruolo a favore di tematiche molto importanti. Si è fatta portavoce negli ultimi anni di una serie di azioni sociali molto molto forti, tra cui quella a favore dell'educazione femminile nei paesi del terzo mondo. Mamme e nonne anzitutto, perché costituiscono un esempio di eroismo vicino, tangibile, per la dolcezza e la capacità di superare le difficoltà. E poi ci hanno raccontato di come donne importanti, quali Malala, Indira Gandhi, la regina Elisabetta, Rita Levi-Montalcini, Santa Teresa di Calcutta, rappresentino un'ispirazione per la loro forza, il loro rigore morale, il loro coraggio nel cambiare l'ordine delle cose. E accanto a queste troviamo donne fonti di ispirazione per la loro grazia, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Mary Poppins, Cenerentola, donne gentili, belle dentro e fuori, passate alla storia per il tocco magico che hanno saputo dare alla loro vita. E infine abbiamo le First Lady, Jacqueline Kennedy, Michelle Obama, Hillary Clinton, Rania di Giordania, donne sfaccettate, impegnate nella politica, madri e mogli di uomini impegnativi, a cui hanno saputo stare accanto con discrezione, ma senza rinunciare a fare la differenza. Sembra proprio che grazia e forza, e soprattutto la capacità emotiva di combinarle, siano gli ingredienti dell'ispirazione al femminile.